guarda, sono molto contento. Grazie, ciao, arrivederci. Ma sembrate un pubblico pagato. Allora, sono molto contento di questa accoglienza che mi riservate sempre, però io ho i miei problemi personali. Per esempio, a 51 anni ci sono delle cose a cui bisogna dire basta, stop. Quali? Smettere di fumare. Malgrado, quando ho conosciuto mia moglie, si era innamorata di me per come io gesticolavo con la sigaretta. Un giorno me l'ha confessata, camminavo anche così, non gli interessavo. Un giorno in casa dice smetti di fumare, coglione, non fuma più nessuno. Mi manda in balcone d'inverno da solo e siamo io e il Babbo Natale appeso alla grondaia. Di fronte c'è un extracomunitario che caga perché è da fianco a me. Guarda che smettere di fumare non è così facile, perché al mattino io quando vado al bar chiedo il caffè, già il cameriere mi mette la sigaretta e la chiave del cesso, perché appena fumi subito, pam, c'è la risposta. Quando facevamo l'amore io e mia moglie, mi dice, io ero condizionato, avevo le sigarette sul comodino, mentre facevo l'amore dicevo non vedo l'ora di finire, così mi fumo una sigaretta. E lei mi diceva guarda che sono stufa, che appena finiamo di fare l'amore tu accendi la sigaretta. E va bene, adesso fumo mentre facciamo l'amore, proprio sola. Per smettere, quando... Allora, la prima cosa che devi fare quando smetti di fumare è respirazione, caramelle, c'ho la camera piena di Candy Crush dappertutto, liquirizia, la liquirizia, denti gialli e pressione, sa la pressione. Camminavo per Milano, lo sentivo. Salto al benzinaio, 120 la minima, 160 la massima. Pressione altissima, bisogna leggere il libro, c'è un libro. Tu mentre vai in bagno al mattino devi leggere questo libro che dice come smettere di fumare se lo sai fare. L'ho letto così tante volte che ho dovuto leggere un libro che mi spiegava come smettere di leggere sto cazzo di libro, perché continuavo a leggere. Per smettere di fumare si può ricorrere alla sigaretta elettronica. Mi costava 600 euro a settimana perché io ho distinto, la buttavo per terra e la spegnevo. O se no mi è costato... Una volta 2200 euro, perché l'ho buttato fuori dal finestrino e ho spaccato il parabrezza, quello che c'era dietro. La sigaretta elettronica, per usarla bisogna andare in giro con dei ferri dentro la tasca, dei caricabatterie dappertutto. Ho visto una volta uno con due nei vicino, gli ho detto scusi, mi dispiace, devo caricare la sigaretta elettronica. Sono delle boccettine che hanno dei sapori, la lasagna è buonissima. C'è il kebab ma fai la tosse in arabo, tossisci e cominci, Poi un giorno ho provato quello al melone è buonissimo, sentivo che mi mancava qualcosa, ho comprato due etti di prosciutto crudo elettronico, ho fatto prosciutto mio. Il fumatore ruba gli accendini, poi dice mi fai accendere, lo metto in tasca, ne avevo 61 nell'accappatoio. Un giorno mi ha chiamato il proprietario della BIC, mi ha detto scusi quelli fucsia noi li abbiamo finiti, ne c'era qualcuno nell'accappatoio. Bisogna cominciare con i pacchetti da 10. Ne ho presi 16 da 10 un giorno. Ho detto mi fate un pacchetto per me da una sigaretta grossa così centrale, così me la fumo da solo. Da solo. L'ultimo tentativo che ho provato per smettere di fumare, il dottore mi ha detto guardi, bisogna mettere il cerotto alla nicotina, perché assorba tanto, lo metta vicino al linguine. Al mattino vado a fare la pipì, c'ho il pistolino che tossisce. I don't want to